Natura e letteratura tornano ad essere fili conduttori del premio Parco Maiella, che come ogni anno trova la sua massima espressione nel borgo di Abateggio alle pendici settentrionali della Maiella. Sabato sera, nella suggestiva cornice del piccolo comune pescarese, si è svolta la 24esima edizione. Un'iniziativa nata nel 1998 con l'intento di sensibilizzare le tematiche ambientali è divenuta oggi un immancabile appuntamento che abbraccia l'intera nazione. Un concorso letterario dedicato alla letteratura naturalistico-ambientale, un modo per richiamare l'attenzione su opere nelle quali il ritrovato equilibrio tra uomo e natura apre un orizzonte nuovo capace di valorizzare le nostre radici e indicare un modello culturale forte e ricco di sviluppi e approfondimenti. I lavori dei partecipanti, giunti da ogni parte d'Italia, vengono suddivisi nelle varie sezioni in cui si articola il premio e sono valutati da una giuria composta da docenti di lingua e letteratura italiana, scrittori, giornalisti, studiosi ed esperti del settore editoriale e autorevoli membri di associazioni ambientaliste. Un'esperienza culturale, quella ambientale, che 24 anni fa risultava essere qualcosa per pochi e che adesso invece riguarda una moltitudine di cittadini che vogliono chiaramente difendere l'ambiente, ma per difendere la propria salute. Quindi siamo felici di poter essere ancora una volta protagonisti di questo premio. Quest'anno l'evento ha visto la partecipazione straordinaria di Francesco Sabatini, presidente onorario dell'Accademia della Crusca, oltre all'importante presenza di Giulio Borrelli, che ha ricevuto il premio speciale alla carriera. A presentare la serata il giornalista Rai Antimo Amore, affiancato dal presidente del premio Antonio Di Marco. A leggere i brani vincitori l'attrice Franca Minnucci, a capo della giuria invece l'imprenditrice Maria Stefania Peduzzi. La prima presente di giuria imprenditrice non era mai successo in tutti questi anni di premio. Allora, io sono onorata di questa scelta, ma credo che il futuro per far crescere proprio questa regione sia quello di interagire noi come imprenditori con il territorio attraverso proprio questi eventi che portano ricchezza, perché comunque vengono persone da fuori e abbiamo modo di portare fuori il nostro territorio, quindi c'è uno scambio e c'è anche un confronto. A vincere la categoria premio narrativa è stato Roberto Barbolini con il suo libro Il maiale e lo sciamano. La categoria saggistica è stata invece vinta dalla coppia di marito e moglie Nicola Anaclerio e Maria Elena Rodio con il loro saggio dal titolo Piante e insetti. Il premio poesia se l'è aggiudicato Francesco Carofiglio con Poesie del tempo stretto e infine a ritirare il premio giornalismo è stata Federica D'Alessio con La salute in un chicco di grano.